Andrà in scena sotto la cupola di vetro del Teatro Comunale Sant'Alfonso di Pagani Meditaciones, percorsi paralleli tra popolare e culto, quinto appuntamento dell'ottava stagione concertistica dell'Orchestra Filarmonica Campana del maestro Giulio Marazzia, intitolata State of Mind. Sul podio, ospite d'eccezione, il maestro Pietro Semenzato, un importante momento di cultura in concomitanza con la festa della Madonna delle Galline, uno degli eventi più suggestivi della città. Siamo giunti al quinto appuntamento della stagione 2016-2017, presentiamo il concerto Meditaciones che vuole essere un percorso parallelo tra musica popolare e culto, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo alla musica popolare proponendo un programma, un repertorio dedicato appunto a questo tipo di genere musicale. Alcuni compositori che si sono cimentati con materiale di matrice popolare l'hanno inglobato in un linguaggio colto, mi riferisco a Grieg, di cui eseguiremo la Holberg Suite, le danze popolari rumene di Béla Bartók e le antiche danze ed arie per liuto di Ottorino Respighi. Ospitiamo il direttore Pietro Semenzato, con cui nasce un'ottima collaborazione che speriamo sia proficua e lunga, e quindi diciamo benvenuto al direttore ospite. Poi fra l'altro inauguriamo questi concerti nella cupola Tuscini dalle Stelle, che è un luogo assolutamente da valorizzare perché ha un'ottima acustica e diciamo dove anche la musica classica può sposarsi molto bene. Il programma prevederà musiche di Grieg, Bartók e Respighi ed è un programma incentrato sulle danze, poiché queste tre composizioni hanno all'interno danze del 6 e 700 che poi sono riproposte in chiave moderna da questi autori di fine 800 e primi del 900. Eseguiremo la Holberg Suite di Grieg, la suite numero 3 di antiche danze d'aria di Respighi e poi in conclusione le danze rumene di Bartók. Il programma è molto interessante e sono sicuro che l'acustica della sala con la cupola può accentuare anche gli effetti timbrici dell'orchestra d'archi che utilizzeremo e niente, vi aspettiamo perché è un concerto sicuramente interessante.